Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, oggi voglio andare a fare una full face utilizzando prodotti che non ho mai utilizzato, che non vi ho mai fatto vedere, che non ho mai utilizzato, e andare a decidere brutalmente se faranno parte di un decluttering oppure se le terrò, quindi prendere o lasciare. Bruciapelo. Anche perché ragazzi, sinceramente, la roba continua ad aumentare, io non so più dove metterla e dove mettermi, quindi probabilmente a breve arriverà un video decluttering. Sono tutte cose che non ho mai provato, quindi sarà un intruglio fra una first impression, un'isola dei famosi, non lo so. E come paletto occhi voglio utilizzare questa, che è stata molto voluta. Omar non... cioè gli piace, ma sapete come la pensa su Colourpop. Questa qua, che è la Wild Child, io acquisto Colourpop solo sul loro sito, si trova solo sul loro sito ed è un rivenditore autorizzato solo al loro sito. Quante volte ho detto sito? Din din. Questo qua è l'interno dell'eyeshadow palette, vi lascio poi tutti i link di riferimento se qualora voleste fare un giro su Colourpop. Hanno spesso un sacco di offerte, questa l'ha presa col 30%, di recente hanno messo il 30% su tutte le, su alcune palette, su questa serie da 9. Comunque vi avviso sempre nelle storie Instagram, se fate un acquisto intorno ai $20, escluse le spese di spedizione, non dovreste pagare la dogana. Raga, questa qua è la solita palette nude, io senza, proprio senza ritegno, continuo a cedere alla mia ossessione per i colori nude. Come primer occhi vado ad utilizzare il Ritual Eye Primer di Astra. Questo qua è un primer arricchito con acido ialuronico, non è come la P. Louise, non è una tipologia di primer a cui io ronzo intorno, perché mi piace qualcosa che sia full coverage, abbastanza levigante, che faccia risaltare tantissimo i colori. Questo secondo me è più adatto a una palpebra texturizzata, secca e agée, perché idrata. La consistenza del primer è questa. L'ho già provato per loro in un video, adesso vediamo un po' come si comporta, vi faccio vedere come si comporta qui con voi. La coprenza è bassina raga, cioè se avete tipo una palpebra molto venosa, però se avete una palpebra normale senza troppe discoloration e non dovete fare il look rainbow, non, diciamo, non è che vi cambia la vita il fatto che sia particolarmente poco coprente. Come vedete, uniforma l'incarnato, ecco, questo sì. Vado a prendere questo colore qua, questo qui scuro, che si chiama Feisty. Raga, io adoro le palette di Colourpop. Colourpop, se fosse in Italia, sarebbe il mio brand low cost preferito, che è veramente, cioè guardate, è veramente top la qualità, mi piace tantissimo. E poi non costa niente, cioè veramente per quello che offre non costa nulla. Potrete vedere il fatto che il primer sia arricchito con acido ialuronico dal fatto che gli ombretti siano un po' più dinamici. Vedete, non è luminoso, però non è 100% opaco. Questo va un po' a gusti, ecco, non cambia niente. Chiaro, lo preferisco opaco, però vabbè, non è drammatica la situazione. Vado a depositare il colore scuro. Però uno smoky marrone, bellissimo sto colore. Vedete com'è super full coverage da subito questo pigmento, questo ombretto. È che c'è sta melata della dogana, quindi fare un ordine grosso non mi fido, anche se so di gente che l'ha fatta e non ha pagato la dogana, so di gente che l'ha fatta e ha pagato la dogana. Quindi Emily è sempre dietro l'angolo. Ok, ora con un pennello pulito vado ad ammorbidire tutti questi lati qui, perché ci andrò a mettere il colore successivo, quindi voglio che sia bello morbido. E ora vado ad applicare Ground Crew. Questo qua, facciamo un look, uno smoky nude caldo, e lo vado ad applicare proprio qui dove si incontra col marrone scuro di prima. Sfumo un po' i bordi. Come vedete anche questo ombretto è super pigmentato. Riporto un po' di scuro perché comunque voglio che sia bello drama, cioè si sfumano veramente come burro raga questi ombretti. Adesso col pennello un po' più quello che ho utilizzato prima vado a prendere Spotted, che è questo qua, il color pesciolino biscotto, e vado a sfumare tutti i bordi di tutti i colori, di quest'ultimo colore applicato proprio in maniera molto diffusa, e lo porto un po' fuori.
anche lui è veramente pigmentato. Ok, trovo che sia venuto molto molto bene, devo dire la verità. I bratti, come sempre, di Colourpop non mi deludono assolutamente mai, e trovo che non abbiano nulla da invidiare a brand più Instagram, più commerciali, più blasonati, anche soprattutto costosi, perché... Ok, adesso sinceramente non so se lasciarlo così opaco, perché veramente, raga, fa impazzire questo mood qui, o se applicarci un po' di shimmer. Tipo c'è questo qui che mi sembra molto figo, se no c'è Fierce, che è quest'altro. Cioè, vorrei farvi notare comunque gli shimmer di Colourpop, signori, eh. No, credo che... Glitter non ho molta voglia, vi dico la verità. Cioè, ve li faccio vedere, sono... No, mi sa che voglia di glitter. Ho voglia di... Metto il glitter primer di NYX, lo trovate da Macchi Beauty, scontabile col codice sconto Liquors, da Look Fantastic, con Liquors LF, e ricominciato il gatto. E applico questo glitter qua che si chiama Lashes. Oh mio Dio. Wow, bellissimo. Super Ferrero Rocher. Questo fatto che Colourpop in ogni palette, o comunque in alcune palette piccole, ci sia anche un glitter, vi dà una mega opzione. Adesso vado a mettere invece Grassland qui ai lati per sfumarlo un po'. Ok, ho alla fine deciso di mettere Fierce, questo shimmer qua, per salire col punto luce, e devo dire che mi piace moltissimo. E questo qua è il look completato. Adesso poi vado a fare l'altro lato e passiamo poi insieme alle ciglia finte, che ho delle ciglia finte che non ho mai provato, almeno vi faccio vedere come le applico io. Ok amici, questo qua è il look terminato. Devo dire che mi è piaciuto molto. Voglio dirvi una cosa: su questa tipologia di trucco con dei colori scuri si vede secondo me il primer di Astra, nel senso che è un primer arricchito con acido ialuronico, quindi gli opachi, come vi dicevo prima, sono molto più morbidi e luminosini. Non è una cosa che preferisco sinceramente per questa tipologia di look. Se dovessi fare qualcosa di più luminoso su una pelle age, su una pelle molto secca e texturizzata, probabilmente sarebbe un ottimo alleato. Io ho una pelle oily, mista grassa, molto oleosa nelle palpebre, ho bisogno di qualcosa di più coprente, più ceroso, che isoli, se si dice così, il sebo che viene prodotto dalla mia palpebra. Quindi magari non è indicato per me, ma per altre tipologie di pelle sì. Come primer vado ad utilizzare questo qua di Catrice, l'Hydro Plumping Serum. Devo dire la verità che come siero non lo so, non mi fa impazzire. Come primer idratante rimpolpante mi piace molto, e lo vado ad applicare sul viso. Questo lo trovate su Macchi Beauty, Douglas e sito di Catrice, credo. Comunque vi lascerò i vari link con le alternative. E mi piace perché rimpolpa oggettivamente molto bene la pelle. Come fondotinta sono stracuriosa di andare a provare questo qua di Rimmel, che mi ha mandato Macchi Beauty, che è sempre scontabile, e l'ho tenuto da parte proprio per farci un video. So che piace da morire a Giulia, quindi sono molto in pastella per provarlo. Finishing Lasting 24 Hour Hydration Boost SPF 20 Full Coverage Lightweight. No, poi la traduzione 200 soft beige, speriamo sia figo. Ok, il colore secondo me ci siamo. Che culo, io fra Giulia e Melissa Tani mi oriento benissimo a scegliere i colori. Forse Giulia è un pelo più scuro e Melissa un pelo più gialla, però ci stiamo. Allora, voglio fare questo lato col pennello. Utilizzo lo 06 di Sephora, che è molto molto carino. 06. Prima che faccio come la Delellis, che dice 90. Prendo un altro pochino, qui dove ho il brufoletto, una zona della barbetta. Ma allora, non lo vedo così tanto luminoso, sincero. Lo vedo giusto, nel senso, seconda pelle, radioso. Il colore mi sembra un pelo beige, un pelo giallo, ma è più la camera, secondo me. La camera da letto, la fotocamera, scusate. Questa spugnetta qua, raga, è di un brand che me la mandò l'anno scorso. Il brand si chiama Four Sucks, su Amazon. Non so se è ancora disponibile, ma io la amo questa spugnetta.
veramente. Bello, mi piace veramente un sacco. È proprio il classico finish che potrei utilizzare. Allora, la palette non la decluttero assolutamente, quindi non prendere. Il primer occhi probabilmente lo decluttero per un discorso di base mia. Cioè, nel senso, non è perfetto, non è il massimo sulla mia pelle. Il fondotinta assolutamente lo tengo, totale, altro che lasciare. Mi sembra un finish veramente veramente figo. Giulia aveva super ragione. Adesso voglio andare con il concealer. È un prodotto che ho comprato per un video, i più sottovalutati italiani, ma non sono riuscito ad utilizzarlo perché è andato male, mi sono innervosito, mi sono dimenticato di esistere. Ed è il CoverPro di Bella Oggi. La tonalità che ho preso è la 303, pennello da correttore 02 di Sephora. Io ne ho sentito parlare un sacco da Eri Chioba, lei stessa poi in privato mi ha detto o lo ami o lo odi. Quindi urca, oddio, guardate com'è mussoso. Tac. Mi sa che oddio raga, sembra un soufflé. Ha fatto la cacchina di Arale, sto male. Comunque provo a neutralizzare il colore dell'occhiaia quantomeno con questo, però mi sa che è scuro. Ok, forse sì, mitigandolo col fondotinta. Allora, prima lo voglio scaldare sulla... Oh, si dà un macello comunque. Sto scaldando un po' sulla mano perché sembra veramente impegnativa come texture. È bella pastona. Però, cioè, sapete che non mi dispiace. Nel senso, è, ripeto, impegnativo. Non mi sentirei di andare sulle rughe, sulle pieghe di espressioni, perché lo vedo pesante. È scuro, però a coprire copre. Cioè, vedete esattamente dove non l'ho messo e dove l'ho messo, che l'alone è stato quantomeno tonalizzato. Passiamo alla powder e voglio utilizzare questa qua di Rimmel, la Stay Matte, che ho preso, che mi ha mandato Maki Beauty, sempre scontabile. Il correttore di Bella Oggi l'ho preso sul sito di Bella Oggi, molto semplice. Questa qua pure mi pare sia abbastanza famosa e ho preso la tonalità Silky Beige. Vado con un pennello, speriamo sia buona perché è profumosa. Raga, allora, a parte che è un pelo rosata, sembra molto carina. Cioè, mi sembra levigante un po'. No? Boh, non capisco. No, sui pori no, scherzavo. Però sulla fronte ha fatto un bel effetto. Come sempre la uso per sfumare qui. E devo dire, con una texture impegnativa come quella di Bella Oggi, comunque ne prendo poca, raga. Non mi ha fatto cose strane, il che è apprezzabile. Ecco, sarebbe carino provare Bella Oggi con un colore più chiaro. No, l'effetto è molto bello. Questo è un tenere. Prendere, tenere, insomma. Ok, voglio passare i volumi del viso e vado ad utilizzare questa qua di NYX che mi ha mandato Maki Beauty. Non è un video sponsorizzato, raga, che ho tante cose, almeno ci faccio i video. E questa qua è in polvere, l'avrei preferita in crema, visto che in polvere ne ho già svariate, ma a cavallonato ci mancherebbe. E questa qua, secondo me, dalle rece può essere un'ottima cosa per chi non vuole spendere tanto e vuole iniziare e sta iniziando, perché mi sembra un buon assortimento fra colorazioni fredde, questa è una più chiara e una più scura, e colorazioni neutro calde, questa calda, questa secondo me un po' più neutra, più cipre opache per illuminare e tre cipre opache per illuminare, una neutra, una gialla, una più rosata e un illuminante. Allora, noi andiamo a prendere prima la tonalità per scolpire, questa qui. Non ha lo specchio, vi avviso. Questo credo si vede anche in camera, è un ottimo colore per fare le ombre, perché è molto naturale ma non è grigiolina, però è fredda. Quindi se cercate qualcosa di freddo per scolpire, dovremmo esserci. Vedete? Proprio sul naso si vede se la colorazione è giusta. Secondo me ci sta come tonalità. Non è allora, la polvere è buona, non la polvere più burrosa che io abbia mai provato, però non posso dire che non funziona. Adesso invece vado a prendere questa più calda, questa qua. Io vado qui dove ho messo, dove ho l'eyeshadow, perché a me piace così. Io raga, quando faccio le cose sono mua, non voglio insegnare niente. Nel mio canale parlo di quello che mi piace fare, visto che ogni tanto vedo dei commentini anche su Instagram che dico, ma io non voglio insegnare niente a nessuno, perché lasciami stare. La terra per bronzing è caldina,
non importabile, secondo me è un po' rossiccia dal vivo, un po' rossiccia, però diciamo che attualmente sta molto bene col look, mi crea una bella connessione. Come setting spray vado ad utilizzare questo qua di Astra, che è quello nuovo, che è Ritual Extreme Fixing Spray extra fissante, che vi dirò, già di base rispetto a quello che avevano loro in gamma, lo spruzzo è molto molto più bello, mi bagno ma poco, diciamo, carino. Palette di NYX tenere e questo setting spray di Astra tenere perché voglio riprovarlo. Passiamo all'applicazione delle ciglia finte e da Maki Beauty ho ricevuto questa qua di Be Perfect. Be Perfect è rivenduto su Maki Beauty, fra cui Carnival, sempre scontabile col mio codice sconto, quindi magari se non la trovate da nessuna parte, sul loro sito di solito ci dovrebbe essere sempre, sul sito di Be Perfect, sappiate che ce l'ha Maki Beauty, stabile. Tra l'altro è una spedizione abbastanza veloce quella di Maki, cioè di solito in 4 giorni mi arriva la roba. Queste qua sono le ciglia finte Luxe Silk Lashes. Allora, io di solito uso delle ciglia un po' più volpone, però mi piace il taglio da corto a lungo verso l'esterno, quindi con una pinzetta stacco le ciglia dalla confezione e solitamente la cosa migliore da fare parte ammorbidire. Cioè raga, il segreto per le prime applicazioni è ammorbidire e vado comunque a fare una prova. No, oddio, non è che necessariamente la devo tagliare, dipende dal vostro gusto, di come, dove vi piace applicarle e come vi piace applicarle. Prendo delle forbici, di solito quelle più piccole, queste qua sono tipo quelle dell'arrosto, e taglio sempre l'esterno, ok? Sempre la parte più esterna. Adesso ammorbidisco veramente tantissimo, così, cosa, così, cosa, destra, sinistra, cioè perché proprio, soprattutto i primi utilizzi, le bande sono extra rigide e fake. Come colla per ciglia finti vado ad utilizzare questa qua di Mesauda, mi trovo da dio, so che magari non è una colla per tutti, però una volta capiti i tempi di asciugatura a me piace tantissimo e mi piace soprattutto che me le tiene ma non mi lascia residui per anni, e di solito io cerco di collocare prima la prima metà per capire un attimino dove voglio che parta e poi la fine. Wow raga, guardate quanto è diventato scuro il correttore di Bella oggi. Poi dopo che è asciutto premo le mie con le finte, le schiaccio. Comunque non mi piacciono perché sono delle ciglia molto rigide, nel senso che c'è la banda, poi vanno giù e salgono, e l'andare giù non mi piace, mi piace che vanno subito su. Poi prendo Lash Paradise di L'Oreal, che adoro, a attaccare le mie ciglia con quelle finte. Di solito io in questa parte tendo sempre a dare l'ultima botta alle ciglia. Come illuminante non è una novità, quindi questo qua è un prendere per forza, un tenere, insomma, non mi ricordo più come chiamerò questo video. Ed è Soft Sparkler di Inglot, questo qua me l'ha mandato Look Fantastic e da lì la mia vita è cambiata dopo la cifra di Too Faced, ed è scontabile col codice Liquors LF. Guardate quanto cavolo è bello, è uno degli illuminanti più belli che io abbia. Mentre per le sopracciglia non l'ho mai provata, l'Indestructible Brow di Be Perfect. Matita per le sopracciglia, sapete che io sono più un amante dei pennarelli e poi le brow pomade e poi le matite, quindi non è la mia cosa pref, però me l'avevano mandata, quindi ho detto proviamola, perché no. Lo scovolino è carino e la colorazione che ho ricevuto è dark brown. Io sono una persona da sopracciglia fredde, no, è anche rossa, rossiccia diciamo. Passiamo al lipstick e voglio andare ad utilizzare questo qua di V7 della linea Gingerbread Lipstick, che V7 fa sempre dupe di tutti. Questo qua sarà dupe di Too Faced. Siccome ho visto che è molto molto aranciato e mi sta molto molto male, vado a mettere una lip liner. Uso quelle di Neve Cosmetics che mi piacciono sempre tantissimo, e se volete comprare qualcosa da Neve, codice affiliato Luca10, valido su tutto, anche sui prodotti già in sconto, e torno subito. Metto lipstick. Wow, ok, non c'entra niente, però la combo labbra è stupenda, cioè mi piace da impazzire. Questo ragazzi era il video terminato, cosa dovevo dire? L'ho detto lasciare per la brow pen e tenere per questo lipstick, perché comunque è bello, non sta magari bene col look occhi, ma trovo che sia molto bello. Ma la cosa che mi è piaciuta più di tutti è assolutamente il fondotinta, è stupendo secondo me. Mi raccomando ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like e un commentino. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato il video, vi saluto e ci vediamo al prossimo.